Buongiorno, o meglio, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, davvero. Allora, di cosa volevo parlare un attimino? Volevo portarvi le pagelle, dato che non ho fatto video, sono uscito, ho voluto prendere un po' di pausa. Volevo ricrearmi, spero adesso, so che dura, raga, è lunedì, ricominciamo tutti quanti la settimana. Che sfiga della merda, però, raga, dobbiamo sudarcela un attimino. Mancano 4 fottuti giorni pieni, dai, dai, forza, su, su! Su ragazzi, su, montiamo la carretta e cominciamo a correre. Allora, volevo portare un attimino le pagelle, giusto veloce, ma come sempre se volete iscrivetevi al canale. Mi fa un piacere che stiamo crescendo, siamo già 16. E continuiamo così, raga, continuiamo così. Fatemi un regalo per Pasqua, dai. Per Pasqua, non lo so, 50 iscritti. Sì, su 50-60 iscritti per me, ma andrebbe da Dio, vi giuro. Per me andrebbe benissimo. Se riesco ad arrivare a quel numero. Comunque, già perso un minuto, andato a cagare. Cominciamo subito con Gigio. Gigione, si becca un 7. Gigio e Supremacy, come si dice, non Zlatan. Sia Zlatan che anche Gigio. Però Gigio e Supremacy, raga, si becca un 7 oggi. Perché, allora, voglio dire due cose. A parte che ha fatto delle uscite bellissime. Però poi mi soffermo su quel fatto lì che lui ha voluto uscire su quella palla. Quando si è trovata, prima che partisse il pallonetto, non sul pallonetto sto parlando, quando ha capito però che non ci può arrivare, si è fermato e è tornato subito indietro e è riuscito addirittura a leggere la traiettoria della palla, che non è cosa facile, e a capire dove sta anche la porta, senza che ci si girasse di testa. Guardate raga che è difficilissima quella parata, veramente, non sembra ma è difficissima. Per chi ha fatto calcio ve lo dico che è difficilissima. Perché non ha fatto calcio veramente, ve lo dico io, raga, fidatevi di me. Comunque, poi Calabria. Calabria. C'è scritto io. Calabria. Sei. Raga, quando ho dato il timo 6 a Calabria? Non lo so se l'ho portato ancora su questo canale. Il 6 di Calabria non mi ricordo neanche di averlo portato su questo canale. Forse nei miei sogni. Oppure tantissimo tempo fa. 6, vabbè raga, 6 perché non ha fatto cappellate, questo per me è tanta roba di Calabria, ma che se non fa cappellate Calabria è tanta roba. Passiamo avanti a Musacchio, anche lui 6, niente da dire, niente raga, sulla difesa cosa devo dire, siamo riusciti a non subire gol che è già buono buono, anche se stavamo rischiando, ma comunque va bene lo stesso. Zio Romagnoli, 6 e mezzo. Mi sei piaciuto, ma voglio darti più cazzima, più marcatura, dato che sei il nostro capitano, come si suol dire. Allora, cominciamo un attimino ad alzare la carretta. Cominciamo a essere belli decisi. Ti voglio molto più cattivo, molto più deciso. Poi abbiamo Theo Hernandez con un bel 7, raga. Il 7 di Theo. Il 7 di Theo, vi dico la verità. E merito anche perché non è che solo cerca Ibra. Perché se lui non capisce che c'è Ibra, va in fondo e prova a crossare. Se non ci arriva nessuno, al massimo. La butta e tira, e la butta lì, e fa anche bene, perché almeno uno ci prova, uno che ci prova. Mi piace questa cosa, uno che veramente ci mette dell'impegno e si lancia, cazzo. Grande, Teo, continua così. Arriviamo da te, zio, Ismail Benacer. Benacer, raga. Io a Benacer, io voglio mettere un 5,5, per la verità. Oggi quando ero a scuola ho detto, raga, ma io in questo qua in video gli porto 5,5. Invece poi dopo ho detto con il mio compagno, no, no, guarda, metti 6,5. Allora, onesto, io ho messo 6,5, raga. 6,5 per Benacer. Però, perché? Perché io sono, pretendo di più, quello di più. Quando vedo un giocatore che poi si impegna, io voglio quel di più. Perché io ho visto Benacer che si è impegnato, ma non è basta. Non basta, perché in quelle partite, in quel caso, devi essere più cattivo ancora. Io penso che Benacer possa lottare ancora più palloni, anzi se lo mettiamo nel suo ruolo e proprio sarebbe ideale. Poi proprio onestamente che sì, cos'è che sì, aspetta, sei più che sì, raga, ma tanta roba, sei più di che sì, sei più di che sì. Non mi ricordo manco di avergli dato un voto così. Non mi ricordo, raga, non mi ricordo veramente. Non sarò ritrovo di dita. Cialanoglu. Ecco, su Cialanoglu voglio fare un appunto. Innanzitutto, su Cialanoglu, 6 e mezzo. Ha giocato abbastanza bene. Ma io penso che se Cialanoglu come si dice? Venisse spostato un po' più a destra, un po' più centrale,
e Bonaventura si scambia, praticamente se il ruolo di Bonaventura di ieri o di Bennasser, come volete dire, si alternasse, cioè lo metti Çalhanoğlu come centrocampista centrale e Bonaventura su trequartista sarebbe proprio perfetto. Per me sarebbe da provare questa cosa. Ok, comunque, passiamo avanti, niente da dire veramente. Poi ci ha provato anche lì sul contrasto, in difesa comunque è arrivato. Mizza, ha detto cosa ci faccio Çalhanoğlu lì quasi quasi, non l'ho mai visto in vita mia lì in difesa. Comunque, Castillo. Aspettate, ma Suso qua non c'è scritto Suso, scusate, no, io non leggo Suso. Minchia, dove cazzo è finito Suso? Vabbè. Allora, Castillo 5 e mezzo, 5, no, 5, no, scusatemi, 6 e mezzo, sì, 6 e mezzo. Mi sono sbagliato, io non ho più voglia di fare video, dato che sono a 5 minuti, 5-6 minuti. Quindi Castillo 6 e mezzo, raga, mi è piaciuto abbastanza di più. Su quell'assist lì che ha fatto su Leao, lo voglio in campo. Lo voglio in campo, non me ne frega niente qua. Lo voglio veramente in campo al posto di Suso. Suso lo puoi anche vendere sul mercato, guarda, non me ne frega un cazzo. Di Suso non me ne faccio un cazzo. Ok, passiamo avanti. Leao 7 e mezzo, raga, ma che gol ha fatto? Che cazzo di gol ha fatto? Madonna. Cazzo di gol ha fatto Leao? Mamma mia, che gol! Ma l'avete visto? Cioè, ma il volo così, veramente, tanta roba, veramente tanta roba. Grande Leao, continua così. Ale Leao, forza. Continua così che vai bene. Ibra è il migliore in campo. Raga, migliore in campo. Il maestro, sono convinto che te hai fatto questa formazione. E grazie, Ibra, grazie che sei venuto al Milan. Grazie che sei venuto. Veramente ti ringrazio. Veramente, un campione come te non esiste. 8 più, 8 più. Lo sparo, raga, perché oltre che a dare leader, quell'8 più vale anche quel gol fuori gioco per quell'arbitro che doveva lasciargli il gol, anche secondo mio parere. Dovevi lasciare quel gol, perché Ibra se lo meritava veramente in testa, troppo bello, raga. Era di una gamba fuori gioco. Potevi far finta di niente, eh. Ma, vabbè. Poi non cambiava tanto, erano 2-3-0, ormai era quasi fatta, erano gli ultimi 10 minuti, vabbè. Non dici che era il vivo della partita. Poi tra le sostituzioni, vabbè, Buonaventura 6. Passiamo alle sostituzioni, che Buonaventura, vi ho detto, ragazzi, si becca 6 oggi perché l'impegno, ma io la prossima volta non gliela faccio passare, dice, la prossima volta sarà 6 meno oppure 5-5, 5 secco. Perché io Buonaventura, così lento, così, non lo voglio vedere. Voglio vedere Jack, quello che c'era contro Napoli, ok? Conti 5, Conti adesso comincio a incazzarmi, eh. Comincio a incazzarmi perché sei partito bene, sei pure rimasto titolare e adesso io non capisco più che cazzo mettere in campo lì a destra. Lì a destra bisogna prendere un cazzo di terzino perché non è possibile che te entri in campo e non giochi bene. Cioè, te non ti impegni, non ti sei impegnato, stavolta non ti sei impegnato, non mi sei piaciuto. Rebic. Vai via, guarda, vai a Francoforte. 4 e mezzo. 4 e mezzo per sta merda qua. 4 e mezzo. Incredibile. Incredibile. Vabbè. Mister Pioli? What? Cos'è successo? 7? 7 per Pioli? Come dice. Volevi, eh? Comunque, ragazzi. Indovinate chi fa questa espressione qua sotto, indovinatelo. Chi fa così? Chi fa questo verso qua? Scrivetemelo qua sotto. Chi è quel youtuber che fa? Ve l'ho anche detto qualche video. Comunque, Pioli 7, raga, 7. E allora, 7 è soltanto perché noi dovevamo stare qua come dei stronzi 2 settimane su YouTube a romperci i coglioni a dire: oh, devi mettere quel cazzo di 4-4-2. E l'ha capito dopo una settimana. Bravo Pioli, bravo. Bravo, l'hai capito e rimani. Buono, adesso rimani fermo con la spalla così ti voglio, cazzuto. Rimani lì così, ok. Così ti voglio, fisso. Non voglio cazzi. Poi abbiamo 8 generale, al generale parlando di Milan, 7 e mezzo, raga, cosa devo dire? 7 e mezzo. Già che sei andato in casa del Cagliari a vincere 2-0, contando che poi vabbè, ero andato in casa degli altri, l'Inter ha vinto 2-1. Per me c'è tanta roba che hai vinto lì. Solo la parola vincere. Io non me l'aspettavo, era difficilissimo. La Sardegna Arena è sempre uno stadio difficile, ma fa niente, ragazzi, fa niente. Perché adesso mancano 4 punti dalla zona Europa. E noi ci siamo, e ci siamo.
E adesso vi dico una cosa, hashtag Arno, andate su tutti i social, Instagram, ragazzi, forza, hashtag Arno. Io sono di parere che noi dobbiamo lottare per questa roba, io voglio farmi sentire come fanno gli altri, perché voglio mandare il mio messaggio proprio personalissimo avanti, voglio che questi video su YouTube li possiamo portare ad arrivare chi è lì in alto, che capisca che noi vogliamo questo, noi vogliamo una società seria. Decente che ci riporta a farci divertire perché cazzo, noi siamo il Milan, no? Noi non possiamo pettinare qua stare le bambole, noi siamo il Milan, noi ci mettiamo qualcosa di molto meglio, qualcosa di più, ancora più, come posso dire, ancora più spettacolo che avevamo una volta, che ci manca da tantissimi anni. È ora di riprenderci sto merito qua, avete capito? E giocarci la Champions, non stare qua a pettinare le bambole, Adesso sono stati troppi anni che ci siamo fatti prendere per il culo dalle merde e così, tutto quanto, sappiamo tutta la storiella, non voglio ritornare tra uno e l'altro. Comunque, ragazzi, fatemi sapere la vostra, un commento qua sotto, fatemi sapere il migliore e il peggiore in campo. Ciao ragazzi, magari ci vediamo dopo e faccio un altro video magari se c'è qualcosa di nuovo.